No, in due parole abbiamo ricordato tutte le proposte che abbiamo discusso a lungo durante le nostre assemblee. Ci è stato detto che sulla questione del reddito, perché noi appunto abbiamo ricordato la questione che mettere un limite di reddito di quasi 6.000 euro all'anno è sotto le statistiche dell'Istat, che comunque con 6.000, con reddito di 6.000 euro all'anno non puoi trovare casa, costruirti un futuro fuori dai CAS. Su quella parte ci è stato detto in modo semplice no, perché la normativa prevede questo, e anche se a Torino dovessero decidere di lavorare su questo tema, non possono farlo perché non possono essere gli unici in tutta l'Italia a cambiare, diciamo, l'interpretazione di questa normativa. Invece sull'altra proposta, il preavviso di 24 ore, abbiamo chiesto almeno di iniziare a avvisare le cooperative quando partono i controlli sui redditi di queste persone. C'è stata un po' un'apertura, possiamo dire, al dialogo, riporteranno le nostre proposte ai loro colleghi, forse su quel tema si può ottenere qualcosa, speriamo bene. Finito. Sì, aggiungo solo, abbiamo anche insomma, evidenziato che rischia di diventare un problema che riguarda tutto il territorio metropolitano e abbiamo chiesto che venga fatto un tavolo che veda coinvolte anche comune e città metropolitana. Su questo la disponibilità della prefettura c'è, ovviamente si tratta di avere la disponibilità anche degli altri soggetti. E a me sembra che insomma, a questo punto sia importante continuare a esserci e a sostenere questa lotta, eccetera, perché intanto questa minima apertura che è stata fatta sulla tempistica ovviamente potrà andare avanti anche magari se la lotta sarà significativa e continuerà. E c'è stato anche detto che insomma, tutto dipende dalla normativa nazionale, ma anche evidentemente da decisioni del Ministero, perché ci è stato detto che verranno riportate queste cose al Ministero, e ovviamente una cosa è riportare una richiesta di un singolo al Ministero, una cosa è poter dire che su un territorio c'è una vera e propria campagna, una lotta dei beneficiari, dei diretti interessati, delle associazioni antirazziste e solidaristiche. Sul punto, questo ovviamente può dare più forza anche al messaggio che arriverà al Ministero, quindi credo che sia importante esserci e continuare a esserci. Sì, per chi lavora nei CAS, quello che abbiamo chiesto sostanzialmente dal punto di vista pratico-tecnico è che il provvedimento che applicano di revoca per questioni di reddito sia identico al provvedimento che applicano di inizio della revoca di accoglienza anche per chi non ha rispettato sostanzialmente i regolamenti di CAS, ha utilizzato violenza, eccetera, eccetera. Questa cosa qui ci permetterebbe di avere più tempo perché ti viene sostanzialmente comunicato che inizia il provvedimento di revoca dell'accoglienza per questioni di reddito, tu vieni audito dalla prefettura, porterai un po' la tua storia, dirai che stai cercando casa, che non stai cercando casa. Abbiamo fatto l'esempio al tavolo di un lavoratore che sostanzialmente ha ricevuto la revoca dell'accoglienza, ma era stato truffato perché il datore di lavoro aveva dichiarato che guadagnava dei soldi che in realtà non aveva mai guadagnato e quindi è finito per strada e non aveva neanche guadagnato quei soldi. Abbiamo fatto presente che se il percorso per uscire dal progetto e ricevere la revoca dell'accoglienza è identico a quello che succede nel caso di un altro beneficiario che non ha rispettato il regolamento, che ha aggredito un operatore o qualcun altro, è più tutelante e gli si prende del tempo. Su questo forse, se continuiamo con la mobilitazione, c'è la possibilità, tra virgolette, di vittoria, ma dobbiamo continuare, dobbiamo essere di più e andare avanti sostanzialmente. Loro sono disposti a inviare al Ministero una comunicazione di quello che chiediamo, anche sull'interpretazione del reddito. Noi abbiamo portato
il dato, non un dato casuale, una soglia di reddito casuale, ma quello che dice l'Istat sulla soglia di povertà, sulla soglia minima di povertà in una città del nord. Forse potremmo anche provare a immaginare, non so, da un punto di vista legale, cosa si possa fare su questo, no? Cioè, perché la norma si può interpretare, le abbiamo anche ricordato che in altri casi è vero che c'è la norma, ma la norma si può interpretare, e gli abbiamo ricordato che con tutto il procedimento di non solo asilo, che era una sperimentazione che aveva fatto la prefettura di Torino con i CAS eccetera eccetera qualche anno fa, la norma si era forzata, tra virgolette. Deve esserci la volontà politica per farlo, evidentemente. E adesso facciamo la traduzione in urdu o in pashto, non so.